Allora, buonasera a tutti. Se volete non avere controlli né bancari né fiscali da parte della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, delle procure, dovete fare come stanno facendo oramai da tempo nel più segreto i signori Marco Carrai e Matteo Renzi. Ebbene, dovete sapere che questi due furbetti del quartierino hanno dei conti correnti in Israele e in Lussemburgo. Israele e Lussemburgo. Sono dei conti correnti segreti che non riveleranno mai, dove ci fanno passare e ci sono passati milioni e milioni di euro. Ora, la domanda è semplice. Perché Marco Carrai e Matteo Renzi no, hanno questi tre conti segreti in Lussemburgo ed Israele? Non potevano avere dei conti correnti come tutti noi, postali, bancari? No, questi due signori hanno preferito aprire dei conti correnti in questi due stati, in Israele e Lussemburgo. E questi due stati sono gli stati dove colui che pagava la casa a Matteo Renzi in via Alfani 8, Marco Carrai, ha più interessi economici di tutti. Bene, siccome questi due signori sono due personaggi pubblici, uno nello special modo certo pupazzetto che si chiama Matteo Renzi, che dice di fare della trasparenza il suo cavallo di battaglia e attacca Movimento 5 Stelle, Lega, tutti praticamente, perché lui è puro, lui non ha scheletri negli armadi, lui è un angioletto. Allora, Matteo Renzi, perché non racconti agli italiani di questi conti all'estero? Perché non fai vedere tutti i milioni di euro che sono transitati, naturalmente la provenienza, e soprattutto non spieghi agli italiani perché hai necessità col tuo amico Carrai di avere questi conti correnti lontani dall'Italia? Io invito la Guardia di Finanza, anche se so che non lo farà perché Renzi non va disturbato per ora, perché se no se lo vanno a disturbare sicuramente scattano le manette. Invito la Guardia di Finanza o la Procura a convocarmi. Convocatemi, ve li dico io. Dove sono i conti correnti di Matteo Renzi? Ma sono certo che nella Procura, nella Guardia di Finanza, lo farà, perché Renzi va tutelato, non va disturbato. E non va tutelato né disturbato l'amico di merende di Renzi, Marco Carrai, il vero burattinaio dell'ascesa, sia politica che economica, di Renzi. Ora, io vi domando. Se tutti voi in questo momento state guardando questo video, avreste aperto tre conti correnti in Lussemburgo e in Israele, forse qualche spiegazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, alla Procura, l'avreste dovute dare, no? Soprattutto per tutto quel flusso di denaro che in questi anni sono transitati in questi conti correnti. Ma a un procuratore, a un tenente della Guardia di Finanza, visto che di amici nella Guardia di Finanza tra generali e carabinieri Matteo Renzi ne è pieno, non salta all'occhio, alla mente. Andiamo a vedere perché questi due, Marco Carrai e Matteo Renzi, sono contestatari di questi tre conti correnti. Allora, io voglio sapere, tu Matteo Renzi, dai, parla di questo ai tuoi elettori. Spiega perché con Marco Carrai hai questi conti correnti. Spiega tutto quel flusso di denaro che è transitato e che continua a transitare, la provenienza di quel flusso di denaro, visto che tu dovresti essere specchiato e limpido. Io purtroppo, dai magistrati, ho tentato di andarci un sacco di volte, ma purtroppo ogni volta che c'è stata una udienza, tu non ti sei presentato oppure hanno sempre rinviato. Allora io invito i magistrati, la Guardia di Finanza, a
verificare e a chiedere a Carrai Marco e a Matteo Renzi di quei tre conti correnti in Lussemburgo e in Israele. Quanto ci scommetti, Renzino, che se davvero andassero a controllare il giorno dopo te finisci a Sollicciano col tuo amico Carrai? Saluti a tutti.